Ciao da qua, c'è rieccoci a Tavolo di Box. Oggi andiamo a parlare di vada come sfugge MotoGP, il gioco ufficiale della MotoGP, edito da Clementoni, di Luca Bellini e Luca Borsa, per 12 giocatori, no, si arriva fino a 6 perché la pista non ne permette di più, dove ovviamente dovremo gareggiare per portarsi a casa la vittoria e salire sul podio, soprattutto al primo posto se facciamo gare singole, oppure, se facciamo un campionato, fare più punti possibili. Ma andiamo a vedere come funziona. Per quanto riguarda il setup, per prima cosa andremo a vedere la pista che più ci piace. Facciamo una pista a caso, possiamo guardare in fondo al manuale, ci sono tutte le piste che ci sono realmente sulla faccia della Terra, oppure ce ne possiamo creare una noi. Chi ce lo vieta? Come vedete qua, è un bellissimo mucello che nessuno se lo leva. Una volta montata la pista, presi i regolotti e tenuti a portata di mano, andremo a fare un mercato di carte, con le carte che saranno late breaking, balance e full throttle di partenza. Mescoleremo il mazzo e poi ogni giocatore sceglierà, oppure gli verrà dato casualmente, il pilota che più gradisce e gli aggrada. Nella carta pilota ci ha indicato le varie caratteristiche di questi simpatici piloti, il numero della moto, il disegno della moto, facciona che ride contenta e l'abilità speciale. Se uno vuole, alla prima partita, dato che il target del gioco è abbastanza femmini, può ignorare l'abilità speciale e giocare normalmente. Ma ogni pilota ha la sua particolarità. Poi si sceglieranno a caso le moto che andranno a fare la pole position, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. Con, oltre a prendere, se ci sono nella propria carta, eventuali segnalini di abilità, anche i cubetti in base a dove saranno piazzati per quanto riguarda la pole position. Una volta fatto ciò, ci mettiamo il dado a portata di mano e possiamo iniziare a giocare. Per motivi di praticità ho fatto uno zoom così per farvi vedere un po' com'è il turno di un giocatore. Nel proprio turno il giocatore dovrà fare tre cose, quindi due più una. Una che è obbligatoria, che sarà muovere la moto, le altre due facoltative che sono comprare una singola carta dal mercato e o giocare quante carte vuole dalla mano. Queste due ultime sono facoltative. Per quanto riguarda il movimento della moto, andremo a tirare il dado per prima cosa. Una volta tirato si dirà nel faccione quale regolotto andare ad usare per il movimento, oltre ai vari cubetti che riceveremo, oppure andremo a pagare. Arancione, partendo dal più lungo, arancione, pagheremo un cubetto per muovere, per utilizzare l'arancione. Nel giallo non prenderemo nulla, nel verde prenderemo un cubetto, il celeste prenderemo tre cubetti. Questa facciata dice ritiriamo il dado, prendiamo un cubetto ma solamente una volta, quindi se uscirà sette volte prenderemo sempre solo un cubetto, e in questa facciata scegliamo noi il colore del regolotto con cui ci muoveremo, ovviamente stando sempre alle regole di pagamento e o ricezione cubetti. Infatti, come abbiamo visto, tipo esempio, il celeste ci dà 3 cubetti energia, ma sarà il regolotto più corto di tutta quanta la sequela di facente. Quindi mettiamo caso però che il primo giocatore che non ha cubetti in riserva, come ci indica qua la poll, avesse fatto l'arancione. L'arancione ci obbliga a pagare un cubetto. Se non abbiamo questo cubetto, cosa succede? Si ingolfa la moto. Utilizzeremo il regolotto celeste, ma invece di prendere i tre cubetti come indicato, ne prenderemo solamente uno, quindi è un rischio rimanere sempre senza cubetti. Nel caso in cui il risultato del dado non ci piaccia, possiamo scartare uno dei nostri cubetti per ritirare il dado. Lo possiamo fare tante volte quanto vogliamo, ovviamente il risultato del cubetto del dado sarà sempre quello finale quando decidiamo di non ritirarlo più. Fatto questo, quindi abbiamo deciso che ci va l'arancione, benissimo, mettiamo, che poi questo è giallo, lo mettiamo in modo che tocchi la parte frontale della moto, quindi con una mano terremo bloccata la moto, con l'altra metteremo il regolotto. Una volta messo il regolotto prendiamo la moto e mettiamo la parte finale come più ci aggrada a toccare la parte del regolotto. Poi obbligatoriamente muoveremo con questo regolotto nero e muoveremo la moto. Quindi sarà sempre tiro di dado, regolotto del dado,
accordi, regolotto nero per il secondo movimento, e questo è un movimento classico. Poi, come dicevo, si possono acquistare carte e giocare carte della propria mano in qualsiasi momento. Vuol dire che posso anche muovere con il primo regolotto, giocare una carta e poi muovere con il nero, oppure compro una carta, muovo il regolotto, gioco la carta, muovo l'altro regolotto. Insomma, una combinazione di queste cose. Una volta che ho fatto quello che devo fare, passa al giocatore successivo, che anche lui, lei giocherà la cartina, metterà il regolotto, muoverà la moto, metterà l'altro regolotto e muoverà la moto. C'è da dire una cosa: i regolotti dovranno stare sempre sull'asfalto. Vuol dire che io non posso mettere un regolotto che mi tocca il cordolo oppure che mi vada a uscire fuori. Il regolotto deve stare sull'asfalto, non può montare sopra le basette di plastica delle moto, quindi dovrà sempre o toccare la basetta di plastica della moto di un altro giocatore, ma dovrà sempre stare nell'asfalto. E poi la moto può anche mettersi tipo di traverso in questo modo. La regola è così, la moto si può anche mettere così. E la moto ovviamente dovrà stare all'interno della pista. Per moto si intende il cartoncino, quindi se con le plastichine usciamo fuori in questo modo, va benissimo. L'importante è che la sagoma della moto stia all'interno dell'asfalto. Una volta che abbiamo fatto il nostro turno, tocca al giocatore successivo e così via. Quando tutti hanno giocato, si riparte con il giro e sarà sempre a partire il giocatore che è più avanti, anche di poco, ovviamente sta al buon senso e oppure si usano i regolotti a capire chi è più avanti. Ma a questo ci ritorneremo dopo. Una volta che viene giocato, viene fatto tutto quanto, si fa il giro. Quando un giocatore taglia il traguardo, la partita finisce. Finiamo il round in corso, oppure se uno vuole per lo sport finire tutta quanta la gara per vedere qual è la classifica. Perché giocato in modalità campionato, va da sé che chi taglia il traguardo secondo, terzo e quarto riceverà punti diversamente rispetto a una partita singola. Altra nota: il regolotto rosso si può solo utilizzare grazie ad abilità di alcuni piloti come questa, oppure grazie ad abilità di alcune carte come questa qui, e non si potrà mai avere due carte dello stesso tipo tra quelle che andiamo a comprare. Alla fine del nostro turno si potranno avere massimo 4 carte e massimo 6 cubetti di questi qua. Vince chi arriva per primo. Senza andare troppo nel dettaglio delle abilità dei giocatori, vado a dirvi quelle delle carte. Tipo Slim Strip: se la tua moto è ad almeno un regolotto verde da un'altra moto, tu gli vai a toccare la parte finale. L'overtaking invece, se la distanza è il regolotto celeste, gli fai praticamente un sorpasso in scia e ti metti davanti toccandogli il muso. Con Full Throttle puoi utilizzare il regolotto superiore a quello del lancio di dado. Ecco com'è che si può utilizzare quello rosso. Quindi ho tirato un arancione, ho pagato il mio cubetto, posso prendere il rosso. Oppure se ho tirato un giallo, posso prendere l'arancione e pagarne il cubetto. Con Chattering, e queste qui sono le carte rosse che possono essere, anzi devono essere giocate fuori dal proprio turno, permette di far ritirare il dado a un avversario. Mentre la bandiera gialla viene giocata alla fine del round, quando tutti hanno giocato e tutti i giocatori che sono davanti al giocatore che ha giocato questa carta dovranno muoversi solo con il regolotto celeste, senza poter utilizzare carte o abilità dei vari piloti, però prenderanno i 3 cubetti come indicato dal dado. Tutti quelli che sono dietro al giocatore che ha giocato questa carta invece giocheranno normalmente. Light breaking, questo ne va parlato. Si può passare sopra il cordolo, ma attenzione, questo è il cordolo. Il regolotto non può fare di questo e passare così, ma dovrà comunque sia essere messo in modo che non si veda il verde dove attraversa. Quindi così va bene, basta che faccia così, in modo che passi come se passasse sopra il cordolo. Una cosa del genere non va bene. Poi abbiamo il giro veloce. Tiriamo il dado e muoviamo la moto, ma senza utilizzare il regolotto nero. Quindi vuol dire che un giocatore che usa questa carta può fare il, magari d'arroganza, movimento rosso perché ha usato una carta in questa maniera. Poi va a tirare, va a muovere il regolotto nero e dopo, utilizzando questa carta, tira il dado, sceglie quello che è e si fa
un'altra bella sgasata in questo modo. E poi balance, si usa invece di... si può anche tirare il dado, e magari il risultato non ci piace, si usa questa carta e scegliamo noi il risultato del dado. E queste sono le carte azioni che troviamo nel gioco. Come avete visto, il regolamento è molto semplice, dato che il target di questo gioco è proprio Family Plus. Un gioco di corsa senza troppe regole, dove il regolamento ha qualche piccola ombra, tipo chi è più avanti, in base a cosa si decide chi è avanti, se la curva che è proprio avanti il telloncino, si guarda la curva. Diciamo che alcune cose potevano essere chiarite meglio, però a parte qualche piccolo dettaglio, se viene preso per gioco che è, va più che bene. C'è una bella scelta di gioco di piloti, sono 12 piloti in tutto, ogni pilota con la sua abilità particolare, alcune riprendono dalle carte che si può giocare, altre invece no, tipo Valentino Rossi che parte con due carte invece di nulla rispetto agli altri giocatori. Ma a parte questo, il gioco scorre veramente bene, il discorso dei regolotti è fatto bene, così non si può muovere al di fuori dell'asfalto. Dice vabbè, c'è il dado che mi porta una sfiga assurda perché non esce quello che voglio io. Bene, detto questo, subentrano le carte, e ce n'è anche un bel po', che conviene sempre comprarle, e il costo delle carte è dato da questi cubetti qua in alto. Una cosa che mi è sfuggita nella spiegazione: le carte giocate non vengono scartate, ma vengono messe sotto a quelle che esistono già nel mercato. Quindi ci sarà un altro mercato secondario di tre carte, e da lì in poi ogni carta giocata andrà messa sopra. La particolarità è che le carte giocate non avranno il costo indicato da qui, tipo questa 4 cubotti, che sono cubetti, ma costeranno un cubetto in più, quindi questa da 4 costerà 5, mentre le carte sopra avranno sempre il costo normale. Vuol dire che una carta giocata può essere sempre acquistata da un altro giocatore che magari si è visto soffiare il posto davanti a un altro per la carta giocata, quindi la può tranquillamente riacquistare per utilizzarla al turno dopo. Rimanere senza cubetti è la parte più importante, perché appunto se dovesse uscire il dado con la faccia arancione si rischia di ingolfare la moto, ma se ne guadagnerà un cubetto che sì, va bene, ma è bene sempre averne, sia per comprare le carte che per stare tranquilli nel caso di un lancio di dado sfortunato. Ma ripeto, le carte mitigano tanto la botta di fortuna barra sfortuna che potrebbe capitare con il lancio di dado. Per il resto è un gioco veramente piacevole, si gioca in 6 giocatori in un'oretta e mezzo, se non hai quelli che devono per forza di cose fare il movimento al millimetro per avere la vittoria sicura a portata di mano. Se no, per il resto veramente scorre bene, è giocabile con chiunque, anche magari a chi non piacciono i giochi di corsa. Ti muovi, regolottino, piazzi, metti, giri, rompi le scatole con la moto, ti piazzi in modo che gli altri non devono fare delle curvettine un pochino più cattive, che l'altro tagli nella strada, e poi sono tutti scenari, diciamo gli scenari, ma si parla di piste, tutte quante le piste, e c'è anche la modalità eventualmente per tenere punti di chi ha vinto cosa, di chi ha vinto cosa. Ci sono la bellezza di 20 tracciati, quindi a voi ed è più, voglio dire, ci sono, avete visto la pista che è stata fatta, ne avanzano altri 4 pezzettini per poter creare la pista che più gli aggrada. Se vogliamo parlare di alcune note negative sulla produzione, è questa. Come vedete, le moto sì, sono rispettive del proprio e affabile pilota, tipo io mi prendo la numero 93, qui mi dice il personaggio, qui mi dice la moto com'è, e questa è la moto. Ma se io ho questa moto e questa moto, qual è la mia moto? Si vedono da lontani, quindi abbiamo scritto il numerino per indicare di chi è la moto. A parte questo piccolo dettaglio, il resto come produzione ci sta tutta. In home page troverete anche la recensione del grande presidentissimo che parla di questo gioco, e devo dire che mi trovo molto d'accordo su quello che ha detto al riguardo. Quindi se volete qualche informazione aggiuntiva, un altro parere un pochino più centrato con qualche paragone, andatevi a leggere la recensione, e che troverete ovviamente qua sotto in descrizione. Detto questo, vi rimando a tutto quello che c'è nella tana, forum, social e quant'altro. Se poi premete qualche click, mi piace, seguo, eccetera eccetera, male male non fa nessuno. E come sempre, se siete in dubbio, sapete come giocare.